Oh, ma bentornati in una nuova puntata di What's Up Economy. E oggi questa puntata in realtà doveva parlare di ambiente, però poi arriva il referendum e quindi ho deciso di cambiare target. E se volete comunque saperne qualcosa di più riguardo ambiente ed economia, vi consiglio di iscrivervi al canale. Detto ciò, arrivo un po' in ritardo, visto che domani si voterà per l'appunto sul referendum sul taglio dei parlamentari. Parlamentari che ad oggi sono 945, distribuiti ovviamente tra Camera e Senato. E l'obiettivo del referendum sarà quello di ridurli di 345 unità, arrivando a 400 deputati e 200 senatori, per un totale di 600 parlamentari. Fatti chiari, l'obiettivo di questo video non è convincervi per votare no o sì, a me non interessa nulla. Però è stato detto qualcosa a livello economico riguardo questo referendum e ovviamente What's Up Economy si occupa proprio di economia e quindi è giusto dire qualcosina in merito. Alcuni esponenti politici, tra cui il leader del Movimento 5 Stelle, hanno affermato che grazie al taglio dei parlamentari ci sarà un risparmio di 500 milioni a legislatura. Questo risparmio è vero? Non è vero? Scopriamolo insieme tramite un po' di numeri. Lo stipendio di un parlamentare è suddiviso in due componenti: l'indennità parlamentare, che sarebbe un po' il vero e proprio stipendio del parlamentare, e poi i rimborsi spese, che concede lo Stato per poter permettere al politico di svolgere la propria attività, per l'appunto politica. L'indennità parlamentare si aggira intorno ai 10.400 euro in media per ogni parlamentare al mese. Maledetta Torino. Mentre i rimborsi spese equivalgono all'incirca 8.500 euro al mese. Quindi se sommiamo queste due componenti, le moltiplichiamo per 12 e moltiplichiamo per tutti i parlamentari esistenti adesso, quindi 945, otteniamo un costo della politica pari a 220 milioni all'anno. Quindi per una legislatura equivale a 1 miliardo e 100 milioni. Se invece i parlamentari diminuiscono a 600 unità, allora i costi della politica all'anno diventano di 138 milioni all'anno all'incirca, pari ad un importo per legislatura di 690 milioni. Quindi il taglio dei parlamentari equivale a 410 milioni per ogni legislatura, una cifra vicina a quella dichiarata da Di Maio, e possiamo ritenerci in un certo senso soddisfatti di questa dichiarazione. È quasi corretta, diciamo. Peccato però che la dichiarazione di Di Maio è sostanzialmente una fake news. È stato adoperato un processo di framing, cioè praticamente non vi è stato detto tutta la verità. Infatti, dall'indennità parlamentare bisogna calcolare anche le tasse, perché abbiamo detto che è un vero e proprio stipendio l'indennità parlamentare e quindi ovviamente su quei 10.400 euro si applicano anche le tasse. Quindi lo Stato dà quei 10.400 euro e poi di quell'importo se ne prende una parte. Al netto delle tasse, quanto equivale l'indennità parlamentare? Beh, equivale a 5.000 euro, quindi più della metà del stipendio lordo del parlamentare. Quindi, se calcoliamo i costi della politica al netto delle tasse, perché fondamentalmente le tasse sono una partita di giro per lo Stato, escono ed entrano contemporaneamente, beh, i costi dei parlamentari a legislatura non sono più di 1.100 milioni, bensì di 775 milioni di euro ogni 5 anni. E quindi, in poche parole, quanti soldi si risparmiano al netto delle tasse tramite il taglio dei parlamentari? Beh, si arriva a 57 milioni all'anno. Quindi a legislatura si arriva ad un risparmio di 289 milioni di euro. Molto lontani dai 410 milioni quando si calcolava al lordo delle tasse e ancora più lontani dalle dichiarazioni di Di Maio, pari a 500 milioni di euro a legislatura. Questo risparmio equivale all'incirca allo 0,007% di tutta la spesa pubblica italiana. Quindi sostanzialmente stiamo parlando di un risparmio veramente ridicolo. Quindi l'argomento del risparmio dei costi sostanzialmente non esiste. Ma ciò non vuol dire che dovrete votare no al taglio dei parlamentari. Anche discutendo con gli abbonati del canale, alcuni mi hanno detto che voteranno sì, giusto per dare un segnale alla politica per riguardo queste tematiche qui. Ed è giustissimo, ognuno è libero di fare quello che vuole. E con questo video non voglio dirvi di votare di no. Un'ultima riflessione riguardo un ultimo argomento. Infatti molti hanno evidenziato come col taglio dei parlamentari ci potrebbe essere il rischio di minore rappresentanza dei cittadini all'interno del Parlamento. Ora, e qui viene richiamato effettivamente un macro tema, e cioè il difficile rapporto tra Stato e cittadini e la lontananza effettiva tra Stato e cittadini. Argomento che in realtà è stato ripreso più volte anche in questi due libri che esaminano la storia dello Stato all'interno dell'Italia unita.
ho comprato questi due libri anche per eseguire al meglio la serie che verrà, inizierà la settimana prossima, riguardo la storia economica italiana dall'unità ad oggi. E proprio all'interno di questi libri veniva posto appunto l'accento riguardo la lontananza dello Stato dai cittadini, che è stata praticamente storica. In particolar modo mettevano l'accento non sul numero dei parlamentari che rappresentano i cittadini, bensì uno dei più grandi focus e forse uno dei più grandi errori che genera appunto questa distanza tra Stato e cittadini deriva forse molto probabilmente dalla legge elettorale. Legge elettorale che in 150 anni di unità d'Italia ha avuto 12 declinazioni, che è forse un unicum a livello mondiale. Infatti all'interno del libro, in particolare questo, c'è scritto proprio che ad esempio la legge elettorale del Regno Unito risale al 1832, quella degli Stati Uniti al 1842, mentre quella della Germania al 1953. Sono delle leggi elettorali solide che funzionano e che riescono a far rappresentare il cittadino all'interno delle istituzioni pubbliche, cosa che in Italia non è mai avvenuta. Infatti, come abbiamo detto, c'è stato un cambio 12 volte delle leggi elettorali, soprattutto negli ultimi anni. Questo cambio è definito in base al fatto di dover vincere o meno le elezioni, e quindi il focus si è spostato non dal cercare di rappresentare al meglio il cittadino all'interno delle istituzioni, ma cercare di far vincere il proprio partito nelle prossime elezioni. Un caso eclatante è quello che noi cittadini italiani non possiamo scegliere il parlamentare che mi rappresenterà all'interno del Parlamento, bensì posso scegliere solo i partiti e poi i partiti sceglieranno i parlamentari. Cosa assurda che mette in estrema distanza lo Stato e tutte le istituzioni pubbliche dai cittadini. Quindi magari forse sarebbe da migliorare e trovare una legge elettorale che funziona, che sia condivisa da tutti, rispetto magari a queste preoccupazioni di numero dei parlamentari. Non lo so, è una mia idea, anzi non è totalmente mia, perché vi ho riportato degli studi di alcune persone molto più competenti di me in materia, e spero che io vi abbia dato, riportando di nuovo le loro idee, uno spunto di riflessione in più. Spero che questo video sia stato utile e ci vediamo settimana prossima, dove molto probabilmente inizierà la prima puntata della storia economica italiana, partendo dall'Unità d'Italia fino al 1900. Detto ciò, buon referendum, buon voto, buona democrazia a tutti. Alla prossima, e ringrazio come al solito gli abbonati.